Perché mentre continuiamo a parlare di ristori, che adesso si chiamano sostegni, perché il decreto si chiamerà decreto sostegni, arrivano questi dati dell'Istat. In Italia nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta, l'aumento maggiore avviene al nord. Si tratta di 5 milioni e mezzo e più di persone, quasi il 10% della popolazione. Peter, due cose mi colpiscono, no? La prima è squisitamente linguistica, non si chiamano più ristori, lo ricordava Alessio, ma si chiamano sostegni. Sostegni. E qui voglio capire da te se poi il cambio di parole, cioè diciamo se la semantica ha in sé anche un valore specifico, se questa parola nuova significa qualcosa di diverso. E ti faccio anche l'altra domanda, che è quella relativa ai 32 miliardi dello scostamento di bilancio, no? Credo che il provvedimento sia stato firmato il 20 gennaio, siamo al 4 marzo, cioè non è che siamo fuori tempo, siamo proprio di più oltre il fuori tempo. Vedi, allora, rispetto alla funzione della stampa che tu stai svolgendo egregiamente in questo momento, stamattina noi abbiamo letto i giornali e abbiamo capito cosa ci sarà nel nuovo decreto di sostegni. E ci sono delle cose buone, perché ci saranno più soldi, ci sono le persone che sono rimaste fuori dai codici Ateco, tutte cose che è bene fare e che avevano, per onor di cronaca, voleva fare anche Gualtieri, con qualche piccola differenza. Però quello che a me ha lasciato sbigottito è un'altra cosa. Per mettere a terra questo decreto, per dare i soldi alle persone, leggendo i giornali abbiamo capito si arriverà a fine aprile, forse a maggio. Gli ultimi soldi sono stati dati a dicembre. Ora io mi chiedo, ma dove sono finiti tutti quei ristoratori che andavano in televisione, uno su tutti, Bessani, intimo amico di un leader prima di sinistra e adesso di uno di destra, che urlava a ogni non arrivano i soldi, lasciateci aprire, ma tanti altri sono scomparsi tutti. Noi ieri semplicemente siamo andati dai ristoratori, dai commercianti che non vanno in TV ed erano ovviamente preoccupati, come giustamente erano preoccupati prima. Ma la nostra funzione non sarebbe di usare gli stessi pesi e le stesse misure indipendentemente da chi va al governo? O solo la nostra funzione è mettere un microfono sotto la faccia di un signore che sappiamo che ha dei problemi perché lavora, ma sappiamo che anche è legato a doppio filo con questo o quel politico? Utilizziamo in questa maniera, in maniera corretta, i mezzi di informazione. Noi abbiamo bisogno di una rifondazione del paese che passa non solo attraverso la classe politica, ma attraverso i comportamenti di noi stessi. È inutile che continuiamo come giornalisti a porci come parti politiche. Abbiamo bisogno di fare un lavoro diverso, di autocoscienza. Ora, Vissani, Peter, con noi credo che tu sfondi una porta aperta, nel senso che noi assolutamente. Anzi, infatti, sono infatti pochi giorni che c'è il governo Draghi e di manifestazioni, peraltro ce ne sono state e noi puntualmente le abbiamo raccontate, perché insomma ci sono non state tutti, come anche sai, queste. Lo fanno. Io sono felice di venire ospite qua perché qua si fa del buon giornalismo. Tutti fanno. E questo ci fa piacere. Vi faccio vedere l'ultima notizia.